sta facendo molto discutere in queste ore il divieto dell'Italia alla carne sintetica. Ne ha sentito parlare? Ma quella sintetica no, preferisco ancora quella normale, che di allevamento normale, no? Niente, nessuna carne sintetica, non, assolutamente, non voglio neanche sapere che cos'è. È naturalmente negativa, vorrei che si mangiasse carne naturale. Io ho un ristorante, ha chiesto proprio la persona, forse me l'ha indicata. Ma io sono dell'idea che bisogna sempre provare qualcosa, quindi prima di condannare o cosa è meglio vedere bene di cosa si tratta, ecco. Potrebbe essere anche valida la cosa, non potrebbe essere del tutto negativa, bisogna sempre sperimentare prima di dare un'idea. Non ho un'idea ben precisa, però penso che sia da approfondire il tema in generale. E ho letto qualche articolo sul giornale qui in Italia e non ho ancora trovato alcuna risposta, quindi... Così bisognerebbe avere più informazioni dettagliate, secondo me. Adesso insomma c'è tanto parlare, però in realtà non ne sappiamo molto. Non mi interessa. Fino adesso io ho 85 anni, ho sempre mangiato questo e penso che vada bene. Sono cresciuto a carne a bracciole, a costine, a milanesi e sono contentissimo, sto benissimo e va bene così. E voglio continuare così. Ma io allora sarà allora per l'età allora che ho, allora io di sintetico, allora di preferire mangiare la carne che proviene dagli animali, da allevamenti allora sani, allora che hanno cura degli animali. Cioè adesso lì abbiamo la Lollobrigida, che è il cognato della nostra Giorgia, che dice che ce l'ha con la carne sintetica, e allora avanti così. Perché ha fatto così scalpore, ha fatto così paura in un certo senso? Ah, non lo so, perché bisogna promuovere la patria. Penso. E allora la patria è una patria di allevamenti bovini e va bene così, ecco. Penso che sia normale che spaventi, perché quando c'è qualcosa di nuovo che non conosciamo c'è sempre una paura, no? Forse perché si prova ad aprire la frontiera di un nuovo commercio che magari è scomodo ai più, ecco. Bisogna ragionare su tanti argomenti, è vero dire no, dire sì, però bisogna vedere anche per produrla che cosa serve. Niente, io non sono né a favore né a contro, dico solo che bisogna vedere bene prima di condannare una cosa, ecco. Almeno ipoteticamente si è fatto un'idea di che sapore potrebbe avere? No, non me lo sono mai chiesto allora che gusto allora potrebbe avere. Assolutamente no, non voglio neanche saperlo, veramente, proprio non mi interessa. Logicamente allora saranno allora dei gusti aromatizzati, allora credo, non saprei, speziati, aromatizzati. No, questo non ci ho pensato, né l'odore né il gusto. Immagino sia molto simile a quella, insomma, animale. Io adoro la carne, sono una carnivora per natura, quindi non ho idea, non mi sono posta mai il problema di questo. Ma io penso che il gusto potrebbe essere molto vicino a quella naturale, ecco. Sa, una bistecca sintetica ti puoi immaginare che sa di plastica, invece probabilmente saprà di carne, spero, almeno quello. Se le offrissero una cena con una bistecca sintetica, accetterebbe l'invito oppure no? Sì, posso anche farlo, farà mica morire, no? La proverai, certamente, ecco. Perché no? La curiosità è femmina, quindi sì, provare, poi magari non mi piace, boh. Allora accetterei la cena per la convivialità, per stare assieme e per poter dire allora beh, l'ho assaggiata, mi piace e non mi piace. Ecco. Non so, cioè non escludo la possibilità di provare, ecco. Assolutamente, assolutamente no, per carità, assolutamente no, insomma dai, mi è ancora rimasta un po' di intelligenza nella zucca. Difficile che la provi, non credo, no? So tutte quelle robe lì, non... poi in futuro può anche darsi che sia... Magari più avanti, adesso sicuramente penso che le cose naturali sono, secondo me, le cose più giuste, cioè sono contraria, se la domanda era questa. A prescindere dalla bistecca, buon appetito. Grazie, altrettanto.